Spartan Race. Il 20 e il 30 ottobre la corsa ad ostacoli numero uno al mondo fa tappa a Taranto, la città fondata da Falanto, sbarcato da Sparta. È la terza destinazione in Italia per il 2016. Taranto è stata scelta in quanto casa degli spartani in Italia. Fulcro dell'evento sarà il Parco Cimino, che è al centro delle aree strategiche. Gli eventi Spartan stanno spopolando e Taranto rappresenta un nuovo momento speciale. Per l'appuntamento più a sud d'Europa, a pochi giorni dall'evento, è record di atleti iscritti, circa 4.000, provenienti dagli Stati Uniti d'America, Alaska, Arizona, Kansas, Minnesota e Virginia e da oltre 10 paesi europei. Lunedì mattina la presenza dei componenti dell'associazione Taranto, la città spartana, da anni impegnata nel progetto di far giungere la Spartan Race in riva allo Ionio, il sindaco Stefano, il suo vice, lo noce, il capo di gabinetto del comune Licciardello, gli assessori Cosa, Scasciamacchia, Lupo, Vozza, Guttagliere, Cotugno e la direttrice del Marta, degli Innocenti, hanno incontrato i giornalisti per presentare il programma degli eventi collaterali alla gara perché iscritti e accompagnatori nelle due giornate possano avere la possibilità di conoscere ciò che di meglio può offrire la città. Noi abbiamo impegnato più di 150 persone, per esempio per il verde, per la pulizia, si può girare tutte le periferie della città, sono perfette tutti i punti di ingresso. La Pineta Cimino sarà perfetta e poi rimarrà i tarantini. La cosa bella di questo grande evento, che è il primo di tre, quindi ci saranno 10.000 persone che verranno a Taranto, ma torneranno il prossimo anno e torneranno ancora per 3 anni. E noi dobbiamo essere così bravi non solo da presentarci bene in questi giorni, ma far sì che il lavoro profuso sia poi ricada sui tarantini. Naturalmente c'è una grande partecipazione non solo sportiva ma culturale, perché il Castello Araganese, l'Ipogei, il nostro museo, le bellezze della nostra città, dal punto di vista anche dei sapori, i ristoranti sono stati allertati per presentarsi bene con delle cose caratteristiche della nostra tarantinità. Insomma, è una bella vetrina per la nostra città. Un evento, la Spartan Race, giunto a Taranto grazie al grande impegno dell'associazione La Città Taranto Spartana, che però sembra essere stata messa un po' da parte. Beh no, Taranto Spartana ha avuto, diciamo, l'intuizione negli anni di valorizzare la nostra storia, la nostra spartanità, come anche altre associazioni. L'evento della presenza a Taranto è merito dell'impegno della regione con Puglia Promozione, che hanno stabilito accordi a livello nazionale per fare a Taranto questo evento, tant'è vero che lei ricorderà che la presentazione di questo evento è avvenuta a Bari presso la regione col presidente Emiliano. Ma in ogni caso, voglio dire, noi non è nostra intenzione oscurare nessuno. Diciamo che Taranto non è una città turistica, non lo è, sta buttando le basi probabilmente da una parte, dall'altra ci sono ovviamente criticità importanti da risolvere, sta buttando le basi per poter innescare questo tipo di processo. Abbiamo un'occasione narrativa importantissima, ovvero legata alla Fondazione Spartana. Spartan Race non è qui perché siamo belli come il sole, ma c'è un motivo preciso: stanno venendo ad onorare la fondazione della città ed è molto bella la narrazione innescata dagli stessi atleti mondiali, ovvero stiamo tornando a casa. Quando una città può contare su una fidelizzazione a prescindere, senza aver ancora fatto nulla per potersela guadagnare, voglio dire, diventa un'opportunità che possiamo soltanto buttare. Questo dipende da noi. Anche perché spartani poi lo siamo per tutto il resto dell'anno. Sì, è una cosa molto positiva destagionalizzare il turismo, soprattutto in una città che è una delle città nel mondo con più alta intensità solare. Quindi ben venga la destagionalizzazione, però sottolineo ben venga anche una progettualità che si basa su una pianificazione anticipata anche delle attività, quindi non soltanto una progettazione con l'urgenza, ma una pianificazione veramente durante l'anno.